Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi con questo video vi spiegherò un'importante novità che è da poco apparsa sul mio canale. Ho infatti attivato una nuova funzionalità e andremo a vedere di che cosa si tratta e come utilizzarla. Allora iniziamo subito con questo video. Eccoci qua, come vi ho accennato nell'introduzione, oggi parleremo di qualche novità che è da poco apparsa sul mio canale. Si tratta infatti di alcune funzionalità, in particolare la funzionalità Super Grazie, che alcuni di voi magari avranno già sentito anche su altri canali, ma vi spiegherò in ogni caso di che cosa si tratta e poi vi mostrerò passo passo anche come procedere nel caso che siate interessati a provarla. Quindi, che cosa sono queste novità? Ecco, vi dicevo che ho attivato questa funzione che prende il nome di Super Grazie ed è una sorta di donazione univoca, una tantum, come vogliamo chiamarla, che potete fare verso il canale. Quindi sotto, ad ogni video lungo e sotto gli short anche troverete un piccolo pulsante con scritto grazie, super grazie, insomma, e cliccando su quel pulsante potrete andare ad effettuare una piccola donazione che parte dai 2 euro in su. Purtroppo non sono io a decidere il prezzo, quindi sono delle misure già fissate da YouTube stessa. Comunque l'importo minimo è pari a 2 euro, che non è comunque un importo importante, ma può essere decisamente d'aiuto per far crescere il canale e quindi potrete poi procedere con i vari diversi metodi di pagamento, insomma, in tutta sicurezza ad effettuare questa donazione. Questa è la funzione principale che ho aggiunto. Poi, quando, perché questa è la seconda novità, ci saranno magari verso l'estate delle live in programma, quindi delle chat anche dal vivo dove potrete farmi delle domande, risponderò in tempo reale e insomma potremmo anche introdurre questo nuovo format nel canale. Ecco, in quei casi lì, in questi eventi live, sarà abilitata la funzione Super Chat e Super Sticker, quindi delle funzioni specifiche riservate appunto a questi momenti live, dove potrete ulteriormente fare delle donazioni volendo, mettere in evidenza i vostri commenti, le vostre domande e così via. Quindi andiamo adesso a vedere nel dettaglio come funziona questa nuova funzionalità che ho aggiunto sul canale e ve lo mostrerò proprio passo a passo. Quindi andiamo a dare un'occhiata allo schermo del PC adesso. Ok, ecco, come vedete, adesso siamo sulla pagina principale del mio canale e se andiamo nella sezione video, troveremo appunto tutti i video caricati, come ben sapete. Scegliamo un video a caso e vedrete che comparirà questo nuovo pulsante con la scritta grazie. Quindi, cliccando su questo pulsante, potrete appunto selezionare, muovendo questa barra, l'importo che desiderate. Come vi dicevo, si parte dai 2 euro e poi si va a salire, insomma, potete scegliere chiaramente voi qual è l'importo desiderato. Impostiamo in questo caso l'importo minimo, ad esempio, e clicchiamo su acquista e invia. In questo caso poi si aprirà una successiva schermata dove andrete ad utilizzare Google Pay oppure una semplicissima carta di debito o di credito, chiaramente un pagamento sicuro che rimane criptato e confinato a voi, quindi io assolutamente non vedrò i vostri dettagli personali, vedrò solo il nome del canale, insomma, che mi ha fatto la donazione e l'importo. E quindi poi insomma andrete a mettere tutti i dettagli qui all'interno e cliccherete su acquista.
Bene, questo è veramente un metodo molto semplice con cui potete supportarmi in modo attivo, però, e poi nella sezione dei commenti comparirà un messaggio in evidenza dove verrà individuato l'importo che avete versato e potrete appunto scrivere un commento, una considerazione, ecco, che rimarrà appunto evidenziata per sempre sotto questo video. Ecco, quindi come vi dicevo, può essere un'idea interessante. Ho visto che ci sono diverse persone che vanno a supportarmi commentando sotto ad ogni video, lasciando i mi piace. Quindi magari ogni tanto può essere sicuramente un aiuto in più, molto importante per me e per il mio canale, questa forma, insomma, di ringraziamento anche. Bene, detto questo, direi che possiamo fermarci qui. Spero di essere stato chiaro nel spiegarvi questa nuova funzione e spero che alcuni di voi possano appunto considerarla per aiutare a far crescere il canale. Vi chiedo comunque, in ogni caso, se non siete ancora iscritti, di iscrivervi, di lasciare un mi piace. Fatemi sapere anche che cosa ne pensate scrivendo un commento sotto al video e io vi do appuntamento sempre qui sul mio canale. Un saluto a tutti.